scusatemi, della serie con la quale abbiamo sconfitto, no, con la quale a spasso per Lordran ho fatto una cazzata. Perché nella volta. Ah, no, 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 scusatemi. Abbassiamo un attimo. Fonte multimediale, proprietà. Faccio vedere una cosa. Troppo grande. Voi dovreste star sentendo il volume? Spero di sì. Fatemi provare una cosa. Sì, voi il volume lo sentite, non so se sentite alto me o no, perché credo di essere bassissimo. Alzerò il volume. Comunque, visto che la volta scorsa ci siamo lasciati, certo che mi sentite basso. Questo è l'audio del desktop. Ora mi sentite meglio, di sicuro. Esatto. Ok, vi sto facendo vedere la boss fight, la fight contro Manus, perché la volta scorsa ci siamo lasciati proprio che stavamo smadonnando copiosamente contro questo boss. Avevo capito come fare, assolutamente, tra il pendente e il moveset del mostro, ma alla fine, dopo troppi tentativi, una volta ho perso veramente per un colpo, ho deciso di avvalermi dell'aiuto di un NPC che, come vedete, ci sta aiutando ci ha aiutato molto poco. Ha preso un sacco di schiaffi, ma quantomeno ha tenuto Manus lontano da noi, vedete. L'utilizzo del pendente, molto figo. E tra lui e Sif, più o meno, in qualche modo, ce la siamo cavata. E adesso, appena finisce questa. Questo l'ho voluto registrare perché ho davvero fatto cose. Visto gente. Oh, e Manus ha salutato. Lì c'era Dusk raggomitolata in posizione fetale. Abbastanza inutile come NPC. Ma l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Quindi, ho sbagliato. Quindi, veniamo a noi. Adesso, qui voi sentite il microfono, sì. E ora anche il gioco dovreste sentire. Perfetto. Non so i volumi come sono, ma va bene. Prima di andare a fare il mazzo a Gwyn, ho tra l'altro recuperato l'armatura orientale, che è forse il mio pezzo di equip preferito, puramente dal punto di vista estetico del gioco. Ho farmato l'Aster di Titaniti per ottenere la Claymore più 15. Abbiamo tolto l'elemento perché non ne vale quasi la pena.
piacciono, ma mettiamoci di nuovo la gonnellina degli invocatori perché siamo, ma dovrebbe aiutarci anche con un po' di resistenza magica. Siamo umani, quindi in realtà perdere 39.000 possibilità non mi piacerebbe, ma questa è la prima volta in vita mia che affronto. What foolishness! Perché nell'altra l'anno non mi ha. Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of mine self, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. E farci perdonare. Avrò riposato al falò? Mi sento pesantissimo nonostante... Va bene, va bene. Ci mettiamo una... un'armatura un po' più... decente, come si suol dire. E combattiamo. Io sto, tra l'altro, ho deciso di mettere la webcam oggi perché volevo vedere un attimo quel setup di Switch come veniva. Di solito la nostra cavaliere d'argento di difesa magica 26. Ah, giusto, abbiamo preso anche l'armatura di Austin nel frattempo. Così. Fiaschetti ne avevamo ancora dal vecchio falò, mi sa. Comunque questo è l'ultimo boss che ci manca, a parte Calamit che adesso... No, non ci ho provato con la prima più 15 in effetti, ma gli faccio veramente troppo di danni, ho capito come si fa. Troppo lunga a un certo punto alla meglio per farsi un po' di... Non mi piace, non mi piace.
Sarà che ho fretta? Non lo so. È una cazzata sto boss in teoria, però mi spoglio, basta. Thank you.
magica, questa forse è la più alta. Abbiamo fatto lo spirito di vittoria, però. È troppo pesante. Certo che non mi si sente, perché qua che cazzo non è successo? Meglio? Benvenuto Luca, grazie mille per l'int. Meglio l'audio adesso? Questa è la prima volta che lo combatto, perché poverino in realtà non è neanche un cattivo. Allora dopo lo facciamo. Fammi ammazzare sto qua e poi quando sono tranquillo mi dici come fare. Questo è un boss per cui Anorlond in teoria non è dorata come ci appare, ma è uno schifo morto. Benissimo, sì, è un corridoio infinito, esatto. Lui continua a teletrasportarsi in fondo e devi solo raggiungerlo schivando i suoi attacchi magici e non. Allora, il brusio di fondo potrebbe essere o il PC che viene, che la ventola del PC, oppure il condizionatore. Tra l'altro sto facendo una cosa sbagliatissima, il condizionatore è acceso e la finestra aperta, ma vabbè. Questo è un boss molto facile, in realtà Anorlondo è un posto di merda. E lui sta mantenendo con la sua magia un'illusione per cui la gente crede che sia tutta dorata, col cielo splendente e quant'altro. Anche la sorella, lui sarebbe il fratello minore di Guinevere. Rinchiuso in questo posto maledetto. E ha continuato a fare in modo che la gente pensasse che Anorlondo fosse quella di quando c'erano gli dèi, quella di suo padre, Gwyn. Madonna Sanda. In teoria non è difficile come boss. Anzi, ho visto gente in blind run ucciderlo al primo tentativo. Aia. Però volevo andare a finire il gioco. E completare il tutto. Madonna santa. Il nostro personaggio non è per niente resistente alla magia, in teoria. Alzati. Oh. Aia. Anche la balestra non fa poco male in realtà. Però gli abbiamo dato due colpi. Bene, bene, bene. L'ho fatta apposta. L'ho fatta apposta perché l'armatura di Havel è una di quelle con la resistenza magica più
più alta, quindi se ci colpisce in teoria dovremmo essere un po' protetti. Bene. È voluto. Poi ci ricambiamo, non è per niente il mio look ideale né il mio modo di giocare, quello da tank. Aia. Dai. No, ok, beccato. Poverino. Povero, in realtà non ha fatto niente di male. Diciamo che lui e Priscilla di Ariamis sono i due boss, e Sif anche, poverino. Sono i tre boss che uno si sente un po' in colpa ad ammazzare. Allora, via questa armatura orrenda. Via l'armatura. Mi rimetto quella che preferisco a livello estetico. Dove cacchio, eh? L'armatura orientale e l'elmo del gargoyle. L'armatura orientale, tra l'altro, che ero convintissimo di essermi perso perché ho ucciso l'NPC che ce l'aveva, ma in realtà si trova anche altrove. Mi rimetto anche il mio scudo. Questo diciamo che è uno dei look che preferisco. Nonostante la gonna, però ci sta abbastanza protettiva. Allora, questa è in teoria la tomba di Gwyn. Guardate che roba, gigantesca. E lui stava proteggendo appunto la tomba di suo padre. Sono Kitsch un po', sì, come si scrive Kitsch. C'è il miracolo Spada del Sole, che è il miracolo di una delle magie che usa Solaire. Qui c'è l'armatura della Guardiana del Fuoco di cui di Arnor Londo. Quindi questo era uno degli elementi che faceva pensare che Solaire fosse figlio di Gwyn, perché Gwyn Solaire utilizza questo incantesimo qui. E qui Emptiness, 40.000 anime, va bene, ne avevo 39.000 quando ho provato. È il momento, mi sa, perché con la Claymore più 15 dovremmo farcela. Tra l'altro questa Mise dovrebbe essere abbastanza leggera da permetterci di... No, per un cazzo, come non detto. Basta. Però l'armatura di Ornstein che abbiamo preso anche potrebbe essere anche un bel modo per ruolare la fine. Sì, a Norlondo adesso è il cielo nero. Al cielo blu ci sono nemici diversi. E se io non avessi già ucciso la guardiana del fuoco, ci attaccherebbe lei. Fine, in realtà cambia poco. Ah, però potrei fare una cosa. Visto che ci apprestiamo ad andare in New Game Plus, usiamole. Ho giocato un po' a DP2, ora posso anche potenziare lo scheduler con gli incensi. Ha senso? Spiegamela un po'. Allora, io voglio aumentare la... Vedete, la spada adesso ha scalato, quindi aumentare di nuovo la forza ci permette di effettivamente ottenere dei privilegi, dei bonus. E
E andiamo a vedere i cavalieri di Gwyn quanto ci fanno il culo. Ciao. DP2 ragazzi è Deadly Premonition. Ah, però giustamente voi non vedete la chat. Cazzarola. Fatemi provare una cosa. Giusto perché voi non la state vedendo, se no. Allora. Si legge abbastanza bene? Perché qui sulla destra, in teoria, in Dark Souls non dovrebbe esserci nessun dato importante. A parte quando... Ah, prima non fatemi vedere una cosa. Sì, è un po' tra le balle, ma vabbè. Sensibilità all'ingresso, dai, dimmi dove. Dove lo aggiungo? Al microfono, quindi. Non posso perché il microfono ausiliario, quello che uso, non vedo la... Allora facciamo così. Entrata, audio in entrata, che è questo. Clicco sul destro, aggiungi filtri, aggiungi. No. Oh, non me lo fa. Filtri. Esatto, poi ci sono. Clic destro, aggiungi sensibilità dell'ingresso. Ok, come la metto? Cioè che tipo di impostazione metto? Meno 58. E tempo di attivazione? Tutto a 1, un millisecondo. Entrata. No, non ho capito. No, no, ma aspetta, aspetta, aspetta. Io sto modificando le cose. Non sto modificando questo ingresso. Dimmi come impostare. Metto tutti un millisecondo. Poi attivo quel microfono lì. Per ora quel microfono è muto. Sto utilizzando un'altra cosa. 1 1 1. Chiudo. Adesso passerò all'altro microfono, credo. Ok, meglio. Ora dovrei aver impostato le cose come dici tu. Purtroppo non c'è molto audio qui, ma lo vediamo subito. Chiaramente il volume di base è a 0 dB. Però adesso è un'altra entrata.
finché non vedo. Provo meno 42. Meglio? Però ripeto, è settato su 0 dB al massimo il microfono. Potrei fare una cosa tipo così. E dargli un piccolo boost di 5 decibel, meglio così. Alza il cattura video, alza un po' il gioco, così si sente un po' di più la differenza. Ci piace? Facci sapere. Aspetto prima di andare avanti perché il mio zio lo sento ancora, purtroppo dovresti provare a cambiare la soglia di chiusura per tutti, non vuoi dire. Ma mi sa che quello me lo becco comunque, no? A maggior ragione se ho alzato chiusura sempre più bassa del meter. Abbiamo meno. Stavo già spostando. Quindi ora mi confermi che si sente. Dovresti vederlo anche tu che non viene rilevato dal canale perché non c'è segnale. No, in realtà io vedo lo spike comunque un pochino che si muove. Ora si sente. Eh sì, lo so. Lo vedo. Filtri, mettiamo meno 20. Ora meglio, mi si sente di nuovo, vero? Ma il microfono è troppo vicino al computer. È veramente vicinissimo e il mio PC fa abbastanza casino. Offriamo le anime al ricettacolo! Sì, guarda, qui c'è il microfono. Probabile che rilevi qualcosa, forse me lo avvicino un po' più a me, ma sposto il PC indietro. Poi è un microfono del cacchio, eh. È un microfono USB di, tra l'altro, di Guitar Hero, assolutamente non professional, quindi è quello che è. Capire se sto passaggio l'ho sempre trovato meraviglioso.
Questa cosa è stupenda, ragazzi. E quindi, dopo aver ammazzato Gwendolyn... Sì, volevo finirlo, ho battuto tutti i boss tranne Calamity, il drago. Non ce la... cioè, potrei farcela insistendo tanto e cercando di... Perché non l'ho beccato? Non l'ho fatto... Oh. Ha già parlato col gigante che lo fa... Sì. C'ho però... Questi droppano pezzi di titani. Sì, Google spara la freccia, cade giù, ci ho provato 4-5 volte. Una volta c'ero andato molto vicino, ma... Gli tolgo veramente troppo poco. Non ci sono andato con la Claymore più 15. Quindi magari adesso sarebbe un po' più facile, però... Però... Peccato non one shottarli. Comunque questo è proprio il training per andare ad ammazzare il boss. Che secondo me è una scelta un po' infelice aver reso l'ultimo boss perriabile. Anche se è molto bella come cosa perché... Il... No! Stavo per cadere di sotto forse, no? Si cade? Sì! Che fine misera avrei fatto. È bello il fatto che si possa periare perché noi siamo il Chosen Undead che lo sostituisce. Ma infatti, la Claymore, ho tolto il... Ho pasticciato parecchio con le titaniti e le lastre. Allora... Ho sprecato delle lastre di titaniti e poco fa, off camera, sono riuscito a farmarne una. Perché... Per portarla a più 15 mi serviva una lastra di titanite. Le ho sprecate, le ho tolte, le avevo portato a più 5 di fulmine e cose varie. Io ancora devo capire un po' di cose dello scaling system delle armi di questo gioco. E poi ho visto che era più efficace senza elemento, quindi l'ho lasciata normale, semplicemente più 15. E quindi ho detto, va bene, siccome ho questa run in live da sistemare, ho detto quasi quasi oggi pomeriggio, facciamolo. Poi la live rimarrà su YouTube e ci aprirà anche il New Game Plus, ovviamente, come ben sapete, ma... Azz... Questo qui è vero, in effetti è grosso. Ma non m'ha colpito, maledetto. La Claymore è forse l'arma più figa del gioco. Cioè, questo... l'affondo è veramente utilissimo. Era l'ultimo? No, c'è il penultimo, c'è l'ultimo adesso, che è quello con la spada. No, quello lancia, è vero. Ma com'è che mi ha colpito? Io protesto, ha fatto una fonda in avanti, mi ha colpito... Boh. E va bene. Tanto sono umano. No, cazzarola. Gwyn. Siamo alla fine. Eh sì, lo so. Certo. Immagino che... Vediamo se riusciamo ad ammazzare Gwyn. Non lo combatto da un sacco di tempo. Salta. No. Ah, però non gli togliamo pochissimo. No, l'ha presa, no. Lui a noi sì, ci toglie un sacco.
Devo bere. Devi schivarlo. Contro il muro no. Belle botte. Il primo colpo, no, il primo colpo con un'altra armatura magari. Così proprio no. Volevo fare la figata perché so che si può anche perriare il salto. Sarebbe stato figo, eh. Già così però gli era... Sì, sì, no, ma... Ah, ma Joe. Ciao Joe, benvenuto. Maglia dei Maiden? Assolutamente sì. Fear of the Dark. Best band ever. E canzone veramente strafiga, secondo me. Joe, fai il tifo anche tu. Allora, però mi cambierei a sto punto. Ci fa veramente troppi danni, purtroppo. No, vabbè, chi se ne frega, rimaniamo così. Adesso rushiamo, mi schivo i cavalieri che tanto sono... dei cazzoni. Lui l'ha già fatto? Che cosa? Ah, fatemi vedere una cosa. Abbiamo una resina di qualche tipo? Claymore de fuoco! So che non ha senso. Ma paradossalmente gli fa male. Questo è il posto per farmare titaniti e fare i... e farsi l'equip che si vuole. Casomai non si avesse già. Sì, certo. Ciao. Io non vedo una mazza, non so voi. C'è un contrasto un po'... troppo... Oh, meglio. Non so fin dove ci seguono, ma... dovrebbe essere rushabile, almeno sulla Play 3 riuscivo a rushare. Questo lo schiviamo di lato! Ha! Sarebbe molto divertente se ci entrassero nella nebbia con noi. Sì, sì, certo. L'importante è che la telecamera non mi faccia scherzi. Ah. Corri, 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 entra nella nebbia. Ma vaffan... Dai. Io scherzavo. Stamina. Perché l'ha mancato? Perché? Ma vaffanculo. Ale morti. Tanto per fare il salto lo colpisci sempre così, stessi come cura. Sì, sì, lo so, devo star lontano. Solo che mi finisce la stamina. Che mazzate, ragazzi, io pensavo di essere quasi decentemente bravo a Dark Souls, ma per quanto lo adori a livello di world design e level design e world building, sono sicuro che questa mia run sia un po' scrausa, non so perché, non so se hanno aggiustato dei parametri sulla nella remastered oppure semplicemente ho livellato le cose sbagliate, anche se come dico sempre in realtà in Dark Souls non importa tanto il livello e le stat, cioè importano in parte, ma se c'è gente che fa le one level run. Tanto ragazzi, ho dormito malissimo, c'ho il collo incriccatissimo.
Quindi starete vedendo fare smorfie strane. Non è per il gioco. Perry. Lo so, forse lo scudo non... questo scudo forse sul Perry non aiuta. Anche se i cavalieri, come dicevo prima, sti cavalieri si riescono a perriare facilmente. Quelli con le spade almeno. E fanno un po' da training per combattere Gwyn. Per assurdo, se non ricordo male, il secondo colpo della sua doppio... dei suoi due fendenti è quello più facilmente perriabile, cioè non il primo che arriva ma il secondo. Adesso speriamo, vediamo che non ci colpiscano mentre attraversiamo nebbia, per favore, grazie. Spostati. Allora, ragioniamo. Non indietro. No! Aia! Fanculo. Ok, questo scambio ci sta. Spostiamoci. No! Cazzo! Maledetto Gwyn. Dai che sei più alto, sei più in alto non mi becchi. Ah. Mamma vaffanculo. No, il rumore dei cavalieri dietro no, eh. Guardali lì. Mannaggia al... Sì, la spada adesso è molto forte, è la nostra spada, devo dire. Non mi posso lamentare dei danni che gli facciamo, comunque l'ultimo boss. Che non è il boss più forte del gioco, come ben saprete. Questa potrebbe essere stata una cazzata! Lasciami, lasciami. Non siamo morti, non siamo morti. Rilocchiamolo! Uno. Fammi la presa, ti prego. Vaffanculo! Corri, lo so. Micia, cosa vuoi? C'è la micia lì. Meglio, sì, voi la vedete di là in teoria. Non la vedete, ma mi sta guardando malissimo. Micia, tra l'altro, è Dark Souls, il primo gioco che hai visto. Quando è arrivata la micia, io stavo giocando a Dark Souls sulla Play 3 per l'ennesima volta, eh. E lei è carina, mi spaccava le... mi graffiava le gambe. Un mio amico aveva commentato, certo che se le fai vedere Dark Souls poi cerca di ammazzarti. Allora. Idea. Chi se ne frega del look? Ornstein, amico mio. È incazzata per quello, sì. No, amici, non fare così.
Stai tranquilla, adesso lo ammazziamo il cattivone. Ero tentato di comprare, di andarci in full Artorias, ma troppo farming. Costa 20.000 anime ogni pezzo dell'armatura, quindi 80.000 anime non c'ho voglia di stare a farmare. Vediamo se adesso con l'armatura di Ornstein ci toglie un po' di meno. Dovrebbe, Sarebbe molto poetico anche andarci in full Havel, visto che erano amici. Havel era il suo miglior amico, consigliere, e lui l'ha fatto rinchiudere nella torre del Borgo dei Non Morti. Aspetta che ti leggo la vita. Le vale tutte? L'armatura di Artorias? Ci ha colpito, no? Mancati? Va bene. Ma io ho alzato lo scudo. Stai lì sopra? No. Ok, ci toglie un po' di meno, non troppo. Certo che se faccio sta roba e mi blocco, non è bello. Rimani dietro la colonna, amico mio. No, 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 rimani lì. Ecco, poi il secondo colpo è molto più facilmente perriabile. Magari non così. Piuttosto a livelli. Allora, è molto figa l'armatura di Artorias, però non so quanto sia più potente. Qui non è un problema di danni subiti, è un problema di incapacità con le manine. E sì che l'ho finito tante volte ormai sto gioco. E basta, quel non nulla, quel... Ah, sarà che nel frattempo ho giocato a Dark Souls 3. E Dark Souls 3 a livello di feeling è molto più... Si sente che è un gioco nuovo. Tu tra l'altro, Joe, a che punto sei del 2? Finito? Forte. Quale? Quello con i giganti? Ma vaffanculo, dai, no. No. Hai rotto il cazzo. Quello con la lava. Ah, ah. Ok, sì. Lì c'è un errore di world design pazzesco che veramente ha fatto storcere il naso a tutti. E vediamo se indovini quale. È palesissimo. Vabbè, ok. Bravo! Che Dark Souls Champions! Che... Benissimo. Ma lì c'è un problema molto grosso. Con la lava. Con tutto il forte, in realtà. Se pensi a come ci sei arrivato...
fastidio, ragazzi. Che fastidio e che pena farvi assistere a questo scempio di gameplay. Tu non c'eri qui già prima, ma sono morto anche contro Gwendolyn 3 volte. Non ci hai fatto caso? Come ci sei arrivato al forte? Pensa a quello. Vabbè, non lasciamoli. Oh, lo spade... Dark Souls, non mi tentare adesso. Bellissimo. Lentissimo. Dal boschetto. Non proprio. Cioè, quale boschetto? In pieno, ma sì, dai, tanto ci fa schifo la vita. Ci ha shottato. Esatto, dove c'era la medusa? Bravo. La medusa dove stava? Dentro un... Sottoterra no. Era una specie di fortino, ti ricordi? Che ha dovuto anche usare la torcia per far funzionare il mulino e poi salire. E c'era un ascensore. Sempre peggio, ragazzi. Sempre peggio. Madonna, che botta. Questa spada è molto figa. Questa la vorrei. Sembra avere un moveset molto simile alla Claymore. Però si scendeva. A me dava l'impressione di essere sotto. Ma in effetti c'era il mulino, esatto. Poi prendi un ascensore, vai su e ti ritrovi nel forte. Che si trova in un vulcano. Ora. Com'è geograficamente possibile una roba del genere? Le vanno bene tutte le scuse possibili, immaginabili, eh? Il mondo di Dark Souls prevede che il tempo e lo spazio siano distorti, così. Ma invece di mettermi un ascensore, mettimi un portale e è risolto, no? L'ascensore. Quella è proprio una roba che non si può vedere. Per quanto io abbia difeso spessissimo Dark Souls 2, guarda, lì dentro si vede Gwyn, tra l'altro. È veramente un pugno in un occhio quella scena di Dark Souls 2. Ok, concentriamoci. Non è un vulcano, sì che è un vulcano. E soprattutto dove la metti la lava se non in un vulcano? Allora,
un attacco alla volta. Eh sì, certo. Lontano. Lontano, uno. Basta. Basta. La mia stamina. Porca puttana. Eh sì, pure. Fammene due. Io avevo lo scudo alzato. Che fastidio, ragazzi, che fastidio. No, quella è proprio una svista. Ed è un peccato perché bastava pochi. Le sviste di Dark Souls 2 potevano sistemarle semplicemente con, appunto, invece dell'ascensore mi metti un portale, ce ne sono nel gioco. Invece no. Che altre zone hai fatto di bello? La fortezza di Aglia l'hai già fatta? Che non so se si chiama fortezza, ma palazzo. Di nuovo il nome, la fortezza di Aglia, ma no, ci dovresti essere passato. Magari non ci sei entrato, però c'è. Bello, bravo. Perché non l'ha beccato? E vabbè. Dovrò prendere la spadina magari. No, potrei non rusharla e prepararmi prima del combattimento. Vediamo se questo riusciamo a farlo cadere adesso. Attacca. Che strada è? Perché non mi ricordo. Due trani grossi. Allora, non mi ricordo assolutamente su che strada è. Assolutamente. Ho giocato troppo tempo fa e solo una volta. Poi sai cosa penso della mappa di Dark Souls 2? Due tre anime grosse su quante? 4? Chi è che ha battuto per ora? Mi sto distraendo però, perché prima li ho ammazzati tutti senza farmi neanche colpire. Appena arrivato qua. Poi c'ho un riflesso del sole in faccia. È molto poetico, visto che stiamo per andare a combattere il dio del sole, ma
siamo, come ho detto, il Magnificent Father di Soler, almeno quello che lui chiamava Magnificent Father. Ah sì sì, mi ricordo, stavamo parlando al telefono. Hai battuto la peccatrice. Minchia che danni. La peccatrice. Il ragno? Che ragno? Non mi sembra che fosse un uno dei Big Four, in effetti. I Big Four dovrebbero essere uno, due. Tre. Sto pensando, eh. Il quarto non me lo ricordo. Non mi sembra che ci fossero ragni. Non mi ricordavo ci fossero ragni in Dark Souls 2, in effetti. Devo essere onesto. Oh, là. Le balle. Ma ti sta piacendo più o meno dell'uno? Io ricordo che ai tempi c'era gente che lodava il suo combat system rispetto all'uno, la mobilità. Io lo ricordo un po' più scivoloso rispetto all'uno. Loccalo. Toh, stronzone. 700 con un Perry. Basta, io sto qua. Uno. E bam! Così. No ragazzi. No 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 no. Se mi colpisce sono fottuto. Del sole in faccia. Ok. Vieni qua. Fatti fare l'ultimo parry della tua vita. No! No, 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 cazzo, no, 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 no. Win, non fare lo stronzo. Ho vinto, praticamente. E muori. Oh. Uff. Tre Perry a Gwyn, anima di Gwyn Lord dei Tizzoni. E adesso Joe, tu cosa hai fatto qua? Perché questo mi sa che non ce lo fa usare l'osso del ritorno. Ce lo fa usare. Ma no.
Dimmi, tu cosa, dimmi, ti ricordi che cosa hai fatto qui? Hai toccato il fuoco? Ah, quindi sai che si può fare anche l'altro. Invece io me ne vado fuori di Baal. Anzi, prima di farlo, a questo punto ci provo davvero, voglio vedere. Che senso ha? Proviamo. Non capisco. Ah, ecco, ok. Ok. Uno ci prova, anche se non ha riposato qui. Andiamocene. I cavalieri ci sono ancora? No. Bene, 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 bene. Ornstein si allontana dopo aver ammazzato Gwyn. Essere diventato il nuovo portatore dell'oscurità. My lord, bless thy safe return. Metcalf and Frampt serve your highness. Cath and Frampt, entrambi. We are here to serve your highness. Hmm. Tutti e due quindi non sono uno contro l'altro, Cath e Frampt. Che figata! E questo è uno dei brani più toccanti della colonna sonora di Dark Souls. Che però noi skipperemo. Se si può. Si può skippare. Bene, bene, direi che adesso facciamo un'altra cosina velocissima e poi vi saluto. Mi fa specie che ci sia il nostro personaggio in full, cioè completamente pieno, con tutte le armature, le Estus e tutto quanto. Cioè, ci hanno rinchiuso molto bene, devo dire. 80.000 anime, bello. Tu questo gioco l'hai battuto, questo qua dentro? Durante la tua run? Secondo me no. Perché ho usato Nestus? Si vede una mazza. O forse l'avevi battuto a casa mia? Per andare poi nel mondo dipinto. Non si può ancora livellare, quindi 70.000 anime ce le giochiamo. Se. Ma vediamo da dove arriva. Boom, che paura. Ops, mancato. Ah, ci fa comunque abbastanza. Sentito che cosa? Ah, il mostro, l'altro di questi che c'è. Senti il rumore adesso? Ce n'è un altro uguale qui sotto. Però se eri stato nel mondo dipinto di Ariami sarei battuto. È chiusa? Com'è chiusa?
ci ha droppato la chiave del pellegrino? Si è buggato al gioco, ragazzi. Ah sì, è vero. Ma ragazzi, si è buggato il gioco? Brutto se si bugga qui prima del... Scusate, eh? Avrebbe dovuto lasciarci la chiave del pellegrino che ci apriva il mega portone. Forse perché... Ah cazzo, se io sono sicuro. Forse perché ci obbliga ad andare a parlare con Oscar. Oh, sì, sì, grazie. Ah ok, ce l'ha da lui in caso battessimo subito. Va bene. Mi dispiace. Povero Oscar. Qua si salta, no? Io ho sempre più sole in faccia. Oscar, perché? Perché... Tanto la prossima volta che ci vediamo mi attacchi. E via verso nuovi orizzonti mai visti. Che bellezza, ragazzi, io sto gioco lo adoro. Tutto quanto, tutto questo per fare cosa? Per arrivare semplicemente qui. Vediamo se questo, se il bonfire ci dà già... Ok, è già a più 20. È già a 20. Avanziamo di livello. Direi che portiamo forza a 40 pian pianino, non oggi ovviamente. Ci manca tutte le cose per riparare e potenziare le cose. Huh. Va bene. E si ricomincia in un ciclo eterno di dannazione. Chiaramente questa sarà qualcosa che farò eventualmente da solo. No, oppure ogni tanto, se avrò voglia di chiacchierare con voi del gioco mentre ci giochiamo, può essere anche un'altra idea. Parliamo col Crestfallen. Io mi sposto perché c'ho... Ragazzi, Gio e chiunque vedrà questa live in differita, fine. Dark Souls è finito. Non abbiamo giocato tutto perché la live è iniziata su YouTube. Ho iniziato a fare live di Dark Souls su YouTube, che avevamo già sbloccato il teletrasporto, quindi il Lord Vessel. Ogni tanto potrebbe capitare di giocarci di nuovo per dare un po' più senso davvero al nome di questa serie, che si chiama A Spasso per Lordran. Io vi ringrazio per essere stati con me, grazie mille per chi ha seguito in live, chi recupererà anche in italiano se parla in differita. Oggi è sabato,
5 settembre. Vi ricordo, la prossima live sarà lunedì sera. Continuiamo con Vampire the Masquerade Coteries of New York. Magari cerchiamo di andare un po' avanti. E vi do appuntamento appunto con la prossima live, oppure con la programmazione del canale YouTube solita, lunedì, mercoledì e venerdì. Ciao, buon pomeriggio.